Sei pro... Ah no, Alessandro è... Ok, l'ho visto. Prova, Ho prova, prova. mutato tutti pure te. Buonasera a tutti. Ho Ok, ora mi mutato senti? pure l'insegnante, ragazzi. Cominciamo bene. Allora, buonasera. Mi dite se mi sentite bene? Basta pure che Scrivetemelo fate un in chat. cenno. Ok, benissimo, mi sentite bene. Allora, quando iniziamo lui? Puoi già iniziare. Ok, allora, ho organizzato, diciamo, questa lezione. Sì. Cosa? No, Hai nessuno detto sta qualcosa, parlando. Luisa? No, Ok. Voi assolutamente. se dovete, ok, voi se dov avete domande le scrivete in chat e Luisa poi me le fa. Io tramite cuffia vi ascolto. La lezione si basa sulle foto cosiddette di splash, ovvero far immergere un corpo solido in un liquido e fotografare quello che viene fuori. Sono foto semplici da fare. L'unica condizione è serve un po' di creatività e un minimo di attrezzatura di base, che spero abbiate tutti o comunque si compra a pochissimo online, diciamo. E, vediamo un attimino come ho organizzato il set. Quindi stacco un attimino la fotocamera e andiamo a farci un giro per il set. Come vedete, ho preso un contenitore, in questo caso un vaso di vetro. Chiaramente la prima condizione è che sia un vetro pulito, non graffiato, completamente trasparente, in cui se poi noi andiamo ad immergere, vedete in questo caso una ciliegia, riusciamo a vedere bene la ciliegia. Ok? Qui ho messo un flash direzionato in questo modo, vedete, con la bandierina abbassata che serve ad evitare che la luce venga propagata verso il basso, quindi serve a modellare, a direzionare la luce. Dall'altra parte, stessa cosa, c'è un flash messo nella stessa direzione. Ora vi metto qui sopra un attimo, andiamo a fare le misurazioni. Sono misurazioni banali perché vedete il flash li abbiamo regolati a... Ora voi vedete me, un attimo che mi rigiro. Ok, vedete? Un sedicesimo. Perfetto. Ora posiamo il cellulare. Tu Luisa, dimmi se mi vedi bene, non mi vedi bene. Ok. Vediamo bene, vediamo. Io vedo bene, poi. Cosa lui? Ok, Sì, vedo bene, vedo bene. perfetto. Adesso andiamo a fare delle piccole misurazioni, giusto per vedere come cade la luce. Ok, questo è un esposimetro, ma giusto per... Ho tarato la macchinetta a, ve lo dico subito, un 125esimo di secondo, ISO 100, F16. In questo caso, mi abbasso, in questo caso il tempo ha poca importanza perché non so se avete mai fatto l'esperimento, stanza buia e lasciate la macchinetta accesa anche per l'otturatore aperto anche per qualche secondo. Cosa vedrete? Il buio. Ma nel momento che la stanza viene illuminata anche per una frazione di secondo, voi illuminerete l'oggetto. Quindi in questo caso un tempo... Il tempo, diciamo, influisce poco perché stiamo lavorando con i flash. Comunque, andiamo a misurare la luce. Abbiamo F16 da una parte e F16 dall'altra. Ok, questo solo per gli amanti della fotografia. Adesso voi, nell'altro schermo, dovreste vedere il mio Lightroom. Quindi, se io scatto da remoto, vedete, faccio una foto, adesso apparirà il vaso illuminato. Adesso proviamo a fare questa foto e vediamo che esce fuori. Ok? Allora, quindi il set è piuttosto semplice. Io poi qui ho messo uno specchio solamente per dare un minimo d'effetto che adesso vedrete. Allora,
Attrezzatura di base, quindi abbiamo due stativi che servono per sorreggere il flash. Se non ce li avete, potete trovare anche il modo di orientare il flash con dei piedini, oppure attrezzatevi con dei mobili, con delle sedie, insomma con quello che avete. I flash in questo caso sono dei vecchi Nikon, ma potete anche utilizzare i flash cinesi, quelli da battaglia, no? Costano una cinquantina di euro, li trovate. Ne servono due. In realtà poi questo è uno dei tanti schemi luce. Potremmo anche illuminare il retro dando degli sconti colorati. Dopo vi do qualche chicca. La cosa importante, ma forse anche meno costosa, che serve sulla macchinetta fotografica un trasmettitore, e alla base dei flash bisogna mettere dei trigger. Ho utilizzato non roba professionale oggi, proprio per consentirvi anche di vedere che si può lavorare con poco, perché questi trigger li ho pagati 18 euro su Amazon. Certo, non sono cose professionali, non ci andrei mai a lavorare in maniera appunto professionale, però per divertirsi a casa vanno più che bene. Poi serve un cavalletto per la macchinetta, ok? Una lente, utilizzate quelle che avete. Io in questo caso ho utilizzato una lente piuttosto versatile, il 24-70, in modo che possa avvicinarmi, allontanarmi, eccetera. Poi in questo caso ho attaccato la macchinetta al computer per farvi vedere gli scatti tramite Lightroom, in modo che li vedete in real time, e basta. Ok, ho utilizzato uno sfondo nero. Quello che vi consiglio è di dotarvi di questo oggetto qui, vedete? Sono delle pinze da cucina, e adesso vedremo a che cosa serviranno. E quando si fanno queste cose, uno più stracci, perché stracicheremo il salone. Vabbè, una piccola raccomandazione: i flash vanno bene a una distanza, diciamo, di 2 palmi. Non li mettete troppo vicini, sennò si bagnano. Considerate che andiamo a giocare con l'acqua, quindi stiamo sempre attenti a non bagnare l'attrezzatura. O ancora più pericoloso, qualora lavorassimo con flash professionali attaccati ad un filo, insomma, non giochiamo con corrente acqua insieme, che non finisce mai bene. Bene, quindi avete visto lo schema: il flash è leggermente arretrato perché dovremmo vedere l'acqua che sbrilluccica, che dà, insomma, un certo tipo di effetti. Proviamo a fare la foto. L'unica difficoltà di questa foto è beccare l'attimo in cui l'oggetto fa splash. Tutto qui. Ok? Proviamo un attimo. Facciamo uno scatto di prova. Ok. Adesso proviamo. Per far questo io adopererò il telecomandino, perché sto solo, quindi devo cercare di fare le cose da solo. Il telecomandino, che normalmente anche questo costa 2 lire. Luisa, parto allora, eh? Sì, Provo con la prima foto. scusa Alessandro, la fotocamera era all'altezza del bicchiere? Chiedono. Allora, la fotocamera è, diciamo, Perpendicolare, suppongo. è esattamente, sì, perpendicolare al punto di impatto. Diciamo che io come punto di impatto scelgo, lo faccio vedere bene, se come punto di impatto scelgo il livello dell'acqua, io quello che voglio vedere è lo splash di quando arriverà la ciliegia, no? Se io mi giro dalla parte opposta, ho la fotocamera. Quindi è abbastanza, comunque a gusto, perché magari qualcuno potrebbe anche voler vedere fino in fondo la base del contenitore. Quindi è piuttosto a gusto personale. Comunque io ci provo adesso, vediiamo che esce fuori. Ovviamente non hanno, i flash vanno in stand-by, quindi bisogna fare sempre uno scattino di prova. Ok, ci riprovo. Vediamo, voi adesso vedete che cosa esce fuori. Lo vedi, Luisa? Sullo schermo? Sì, si vede. Ok, vedete, la ciliegia però non ha impattato con l'acqua, quindi diciamo lo scatto è nullo. Bisogna andare un pochettino a fortuna. Vediamo adesso. Ancora no. Se lo pare in due è ancora meglio. Vediamo adesso. Dovrei avercela fatta. Ecco, vedete?
Vedete tutte quelle bollicine? Lo vedi lui? Ok, Sì, è perfetta, bellina. vedete tutte. Più l'oggetto è grande, oppure il trucco potrebbe essere partire da più in alto per dare un impatto maggiore. Proviamo. Vediamo come esce fuori. Ecco, vedete, in questo caso si formano più bolle. Vado a vedere la foto dall'altra parte. Perfetto. Mutatevi per cortesia. Una cosa che non vi ho detto, mi sono dimenticato, l'avevo già regolato prima. Per regolare il fuoco bisogna attrezzarsi, perché regolare il fuoco in queste foto, in questa tipologia di foto è fondamentale. Si rischia di fare magari un bello scatto, ma è fuori fuoco. Allora, è molto difficile regolare il fuoco con l'acqua. Allora io mi sono inventato questa cosa qui, questa è la tavolozza con cui si scelgono le vernici, no? Questa è perfetta perché tu puoi fare una cosa del genere. Ok? La metti vicino. Ok? Ecco, la metti sdraiata, attaccata così. Poi ti metti in manuale a regolare il fuoco, non automatico, se no non ce la farete mai. Ok, in questo caso il fuoco era già regolato. E poi togliendo la. Ok, togliendo questa cosa qui, poi avete il fuoco regolato in manuale e quello da lì, a patto che voi non muoviate questo, anche se il diaframma era molto chiuso, ok? E quindi in questa distanza, insomma, il fuoco è consentito. Proviamo adesso con un oggetto un pochettino più grande, che potrebbe essere ad esempio una fragola. Eccola qui. Ok, vediamo che esce fuori. Scatto di prova. Faccio lo scatto di prova sempre perché la macchinetta va in stand-by dopo un minuto di inattività e anche i flash. Quindi se voi scattate improvvisamente, o non scatta la macchinetta oppure i flash non scattano e quindi la foto viene completamente buia. Proviamo con la fragola. Forse non ce l'ho fatta, vediamo. Ecco, la fragola è sospesa nell'aria. La vedete? Non è male perché si possono anche, e dopo lo vediamo, fare foto composte in cui ci stanno più elementi, che ne so, tutti gli elementi che servono a fare un cocktail sospese. E quindi noi potremmo anche tenere questa foto per lavorarla poi con foto successive, magari aggiungendo, che ne so, il limone, il lime, quello che volete. Ok, ci riprovo. Vediamo un attimo. Ok, quasi l'impatto, ma io voglio lo splash. Forse ce l'ho fatta. Ok, dimmi tu, Luisa, la vedi? Ok, Perfetta. Povera allora, fragola. vedete se la ingrandite, ok? È tutto a fuoco e poi per chi è esperto di Photoshop, vi potete divertire a lavorarci. Chiaramente io sto iniziando a fare il lago qua, vedete? Quindi tenetele in considerazione questa cosa. Adesso prenderò fragola e ciliegia insieme, mettendo la ciliegia leggermente più sotto. Vediamo che succede. Allora, vediamo. Vedete, è tutta buia perché non ho fatto lo scatto di prova e quindi il flash non è partito. Riproviamo. Vediamo. Ok, adesso abbiamo due corpi che vanno a impattare con l'acqua e ci possiamo divertire in tal senso. Più il corpo è grande, più lo splash è godurioso. L'ultima con la fragola. Ora, veramente in alto la metto, eh? Adesso dovremmo vedere un bel tonfo. Esatto. Vedete? Vi interessa questa cosa? Scrivete in chat. Se vi interessa, fateci sapere. Ok, Giorgia.
Una cortesia, me l'affetti il limone proprio? Una fetta di limone, proprio. Ah, perfetta, già fa, mamma, grande. Ok, fetta di limone, effetto molto bello. Ok, fetta di limone, un po' di cetrato. Adesso utilizziamo proprio una cosa, una chicca. Ah, quello, va bene, va bene. Metto un po' di brioschi nell'acqua, ok? Ma poco, eh? Ok. Allora, metto il brioschi, lo faccio agire un pochettino. Ok. Sarebbe il cetrato, eh? Anche altre marche vanno bene. Vediamo che succede adesso, sempre scatto di prova, vedete? Non partono i flash e dopo partono. Solamente vanno in stand-by. Vediamo adesso che esce fuori. Ok? Vediamo. Nel frattempo sto stradicciando tutto. Ok. Troppo cetrato. Troppo cetrato perché non l'avevo misurato prima. A Giorgia, leva metà acqua cortesemente e metti metà acqua nuova. Lo scopo è quello di far friccicare il limone. Il top sarebbe la guizza, l'acqua guizza. Oppure potete anche divertirvi, che ne so, mettere del latte e una fragola, quindi il bianco, no? Una tazza bianca e poi la fragola rossa, un bel contrasto. Vediamo. Vediamo adesso. Ok. Venuta carina. Vedete? Pure troppe bolle vengono fuori col cetrato. Quindi, questo è un effetto, è uno dei tanti effetti, no? Per dare un senso di freschezza, eccetera. Adesso lo svuotiamo e rimettiamo acqua. Grazie. Nel frattempo do anche un'asciugata, altrimenti. Tac. Ragazzi, non potete capire l'acqua che si libera, eh? Per far questo. Me, non lo riempire tutto, già che. Grazie. Ok. Ok, proviamo a fare uno scatto invece solo col limone. Vediamo che succede. Allora, vediamo. Oh. Ok. Vedete che un po' di cetrato è sempre rimasto e quindi vedrete sempre le bollicine. Vediamo se ve la sentite e siete bravi. Potete anche giocare con diversi oggetti in questo modo. È difficile quello che sto facendo adesso, eh. Proviamo con tre. Allora, vediamo un attimo. Sarebbe carino che, magari, che ne so, in una foto fate la fragola, un'altra il limone, cioè, poi le unite col Photoshop, è piuttosto semplice la cosa. Potremmo andare avanti all'infinito. Chiaramente più ci state, più avete fantasia e più lo scatto è carino. Adesso con Giorgio abbiamo preparato due coronavirus. Andiamo a tema. Allora, ne abbiamo preparati due, quindi abbiamo due prove. Abbiamo fatti col pongo e con le puntine da disegno. Lo scopo, visto che la fotografia deve essere anche utile, è fare una fotografia che ci rimanga in qualche modo, no? E ci ricordi anche del periodo. Quindi simulerò adesso, perché sono un microbiologo, l'ingresso del SARS-CoV-2 all'interno della cellula ospite. E quello che succede è proprio una cosa del genere. Quando il SARS-CoV-2 arriva, incontra il recettore della cellula, viene inglobato nella cellula. Allora, vediamo se. Allora, vediamo.
Esatto, immaginatevela proprio così, è quello che succede quando il SARS-CoV-2 entra all'interno della cellula, quindi va dentro in citoplasma della riuscito, cellula e poi va. libera. Allora, lo facciamo anche col verde. Ok. No, lo rifacciamo col rosso, che quello rosso è quello che ha fatto Giorgio, è più carino. Si sta frantumando, che è quello che succede al virus all'interno della cellula che poi rilascia l'RNA. Vediamo che viene fuori. Ah, l'ho beccato a metà. Va bene, insomma, potremo divertirci veramente per tanto tempo. Facciamo anche con quello verde, per par condicio. Vediamo. Oh, carino. Oh, Bene. qualcosa è successo. Bene. Adesso Va bene. Intanto cambiamo. voi. Va Prendiamo. Ammutatevi per cortesia, bene, la ragazzi. ringrazio. Ok. Ho preso adesso un bicchiere da vino. Benissimo. Poi ho preso, vabbè, questo è un cilindro da laboratorio, ma dentro ci ho messo il coccolino, l'ammorbidente. Mi serviva qualcosa di colorato. Il top sarebbe, se avete a casa, il blu di metilene, che è un colorante, si trova in farmacia, è fighissimo, è pure un disinfettante, quindi male non fa. Vediamo che succede se faccio una foto in tal senso. Allora, vediamo un attimo. Esatto, quello che vedete è che si vede proprio il liquido messo all'interno del bicchiere. Potremmo anche provare tanto c'è un odore d'ammorbidente in giro spettacolare, questo via. Proviamo con un altro tipo di bicchiere, questo da Plut. Frattempo. Più andate avanti, e più la foto perde di spettacolarità perché il bicchiere si sporca, il contenitore si sporca, la frutta, eccetera, si comincia a smosciare, eccetera. Potremmo anche fare una cosa del genere su un bicchiere più piccolo. Vediamo un attimo che è venuto fuori. Riuscite a vedere comunque i contrasti, l'accensione, che carino. E adesso proviamo con una ciliegia. Forse troppo veloce. Esatto, bisogna fargli fare splash. Vediamo. È più difficile, eh? Ok. Altrimenti, se avete una bacinella, quello che potete fare è proprio muovere il liquido all'interno del contenitore e immortalare l'attimo in cui il liquido scappa via. Scusa, Giorgia. Riprendo questo. Ok. Tanto se avete domande, fatele. Rimettiamo il contenitore. Ok, ora altri tipi di fotografie che si possono fare sono giocando, che ne so, con la complementarità dei colori, che ne so, la fragola è rossa, potremmo mettere complementare del rosso è il verde, uno sfondo verde dietro. Non è difficile fare uno sfondo verde perché basterebbe mettere una gelatina a uno di quei flash e a quel punto, puntando il flash verso il muro, il muro o comunque il telo si illuminerebbe di un colore ed è carino anche sperimentare. Abbiamo iniziato, diciamo, in Alessandro, questa lezione. chiedono se uno ha solo un flash, come si può Guarda, organizzare? ve lo faccio vedere. Adesso io staccherò un flash.
Adesso lavoriamo solamente con un flash, quindi questo è staccato. Vediamo che succede. Eccola qui la foto. Vedete, chiaramente la foto, andiamo a ingrandire, sempre una foto croccante, eccetera, però è meno illuminata, cioè illuminata solamente da un lato. Non è un problema, perché quello che potete fare è questa cosa qui. Allora, io sto a casa mia adesso, vedete, ho quei due bei quadri che sono foto di un'altra persona, non le mie. Ok, perfetto. Io che faccio? Vado a staccare un quadro. Ecco qua, ho staccato un quadro. Il quadro dietro di che colore è? Bianco, perfetto. Passa un po' una bottiglia già. Prendo una bottiglia che tutto sommato mi dà più garanzia di un cilindro che di vetro. Ok. In questo caso, vedete come ho fatto? Quindi c'è un flash e poi che ho messo? È un pannello, fondamentalmente è un pannello bianco. Però siccome non c'è un pannello, l'abbiamo fatto con un quadro, la lavagnetta, un foglio, quello che volete. A questo punto ritorna l'illuminazione di prima. Ok, quindi vado a vedere. Non ci ho preso coi tempi. Vediamo. Ritento. Vediamo adesso. Rieccola qua. Vedete? La foto è illuminata da ambedue i lati. Vedete che adesso l'acqua è bella croccante, no? Ok? L'ideale sarebbe far fare lo splash più carino possibile. Adesso lavoriamo con un flash, eh? Ok? Quindi aggiungerò un po' d'acqua frizzante. Alessandro, poi mi domandano anche se usano solo il flash della macchina fotografica, quindi anteriore. Allora, se voi utilizzate il flash anteriore, questa cosa non verrà mai perché la brillantezza delle gocce è data da una sorta di quasi quasi controluce, tant'è che c'è anche chi lo fa con luce, quindi il flash deve stare più arretrato rispetto allo splash. Invece col pop-up non vi verrà la stessa cosa, assolutamente no. Quindi diciamo che il pop-up si utilizza quasi mai, perché è un flash diretto, non va bene. Adesso ho aumentato il livello dell'acqua. Vediamo. Ah, quasi. Vediamo. Eccola qua, vedete, adesso lo splash è venuto un po' più croccante. Ok? È venuto un po' più croccante. Ricordatevi che stiamo lavorando adesso con un flash e una lavagnetta. Quindi il costo di questo set praticamente è di... Ragazzi, abbassate, mutatevi, mutatevi. Ok, proviamo con limone. Allora. Questo ha fatto un casino da me, eh? Quindi occhio. Oh, questa non è male, perché si vede bene proprio. La vedi, Luisa? Si vede benissimo. Ok, perfetto. Ripeto, poi, sta alla vostra inventiva, insomma, metterci cose che creino un minimo di contrasto. Potete anche mettere il limone. Allora. Potrete anche mettere il limone in questa situazione. Allora, arrivo, eh?
Allora, serve un coltello. Ok. Poi io l'ho fatto con lo sfondo nero perché sono fissato con gli sfondi neri, però non è detto che... Allora, vediamo una cosa del genere come viene. Ok, diciamo adesso l'assenza del flash, dell'altro flash si fa un po' più sentire perché abbiamo messo un oggetto piuttosto ingombrante, quindi riprenderò l'altro flash. Signori, sto allagando casa. Allora. Ecco. Lo accendiamo. Mi raccomando, quando fate queste cose, pensate all'attrezzatura, che ha un costo. Vedete che l'acqua man mano si avvicina al flash. Allora, proviamo un attimo. Oh, più carina. Vedete, vedete chi mi ha fatto la domanda col pop-up? Vedete che il limone è quasi sta in controluce praticamente, la luce arriva da dietro. Se io spostassi questo flash, lo mettessi più laterale, otterrei tutt'altro effetto. Alessandro, dica. Chiedono come fai a far venire lo sfondo scuro? Spiega. Sì. Allora, ecco, vedete, adesso il limone è più illuminato, mo perché c'è una ciliegia, no? Però immaginate di mettere... Vado a prendere il ghiaccio. Dopo spiego questa cosa. Allora, visto che sto fragicando poco casa, adesso prenderò una bacinella con del ghiaccio. Eccolo qua, del ghiaccio. Immaginate adesso di fare una foto, che sennò ha poco senso, con del limone e del ghiaccio. Vediamo. Chiaramente non ha scattato. Non ho fatto lo scatto di prova. Vediamo adesso. Non ci prendo perché il ghiaccio si appiccica alla mano. Ah, vedete il ghiaccio in sospensione? Ecco, una foto del genere, la vedete questa foto qui? Ok, Luisa, si vede bene la foto col ghiaccio? Sì, sì. Ecco, una foto del genere è una foto un po' più pubblicitaria, se vogliamo. Allora, andiamo alla domanda di prima. Lo sfondo nero si fa con i rapporti di illuminazione. Questa è illuminotecnica, anzi, l'Adams fa dei corsi su questo. Quindi... Gestendo bene i rapporti di illuminazione con i flash e allontanando lo sfondo, ok? Voi non potrete che vedere il nero lì. Se adesso iniziassi a giocare con i diaframmi e ad aprire i diaframmi della macchinetta, pian piano lo sfondo inizierebbe a comparire. Ripeto, è una scelta quella di vedere lo sfondo nero. Io potrei tranquillamente volere lo sfondo bianco. Vedete che quel telo è grigio, quel telo, che è un telo non da fotografia, perché non mandava di spendere i soldi, quello è un telo Ikea, è una tenda Ikea, pagata 45 euro. Ed è perfettamente grigio medio. Significa che illuminandola a dovere può diventare bianca. Non illuminandola a dovere può diventare nera. Oppure rimanere grigia. Quindi se uno conosce bene, io non è che conosco bene l'illuminotecnica, se uno ha capito un pochettino di illuminotecnica, con 50 euro di spesa può avere un fondale adatto a tutti i tipi di situazione. Oppure possiamo mettere il muro bianco di casa
E vedete che i flash, ora ve lo faccio vedere, questo è un flash slitta, vado a prendere le gelatine, stanno qui. Allora, i flash slitta contengono anche questi tipi di accessori. Se noi prendessimo l'accessorio verde, che è un complementare del rosso, e questo al corso base di fotografia vi viene insegnato, ok? Mettendo questo accessorio qui, ok, il flash adesso proietta luce verde. Mo, vabbè, verrà un delirio, però proviamoci un attimo. Ok. Vediamo che succede. Prendiamo, visto che abbiamo preso adesso la gelatina verde, prendiamo un qualcosa di rosso e vediamo che succede. Non garantisco niente, vediamo. Il bicchiere appare, non so se lo apprezzate, ok? Eccolo qui. Questa parte qui del bicchiere appare in verde. Si possono fare tante cose. Si può anche mettere una lavagnetta del genere dietro, col flash che punta qui. Ok? Adesso vediamo. Ok. Riuscite a vedere adesso, ho fatto una prova così ad minchiam, come si dice, devo un attimino appoggiare la bottiglia, sennò... Ok. Riuscite a vedere lo sfondo verde? Penso di sì. Aumento un attimo il flash a un quarto. Vediamo un attimo. Troppo. Ok. Adesso ci dovremmo stare. Cioè, troppo. Troppo dipende da voi, perché... Adesso il bicchiere è quasi una sorta di silhouette. Dipende dal gusto, dal vostro gusto, perché adesso vedrete uno sfondo verde, la sagoma del bicchiere e poi una fragola rossa. Non so se lo apprezzate molto. Luisa, dimmi tu se si vede. Sì, sì, si vede. Ok. Vediamo, facciamone un'altra. Ok. Ok. Chiaramente, adesso non ho molto fatto attenzione a dove ho messo la lavagnetta, però immaginatela così la foto, vedete che adesso il bicchiere è bello illuminato. Vedete anche l'acqua che si forma sotto, adesso è meno carina perché si sta facendo proprio la pozza. Quindi abbiamo risposto anche alla domanda sullo sfondo, insomma. Luisa, dimmi tu, ci sono altre domande? Stavo leggendo. Sì. Allora, chiedono, direzionare la luce dei flash con un tubetto di Pringles aiuta? Ma diciamo, quello è un modo per modellare la luce. Noi diciamo che potevamo farla con degli accessori un pochettino più professionali, no? Utilizzando griglie, qui la griglia è la morte sua, come si dice. Però poi magari non c'ha delle griglie a casa. In questo caso un tubetto di Pringles, sì, perché va a direzionare proprio la luce a livello spot, perché no, è carina come cosa. Potete anche poi potete anche giocare con dei fili, quindi fare, ecco, questo tipo di effetto, che mo chiaramente ho cambiato il tutto, quindi non verrà diverso. Vediamo un attimo. Molto scura. Sì, 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 perché ho cambiato il flash. Yes. Allora. Ok, no, ci dovremmo stare. Ok, dicevo, potremmo anche fare una cosa del genere, cioè legare tutti i frutti con del filo, no? Far rimanere in sospensione il frutto
o quello che volete, fra mele, quello che volete, anche la pasta. E poi, visto che lo sfondo è molto neutro, giocare col Photoshop come volete. Qual è la domanda, Luisa, che mi hai fatto? Luisa? Ci siamo persi, Luisa. Il tubo di Pringles. In questo caso, col tubo di Pringles viene il cosiddetto cono, quindi perché il tubo di Pringles all'interno è anche argentato, mi sembra, e quindi convoglia proprio la luce nella direzione in cui volete. Sì, si può fare. Puoi ripetere le impostazioni? Allora, ho messo ambedue i flash a. Dico subito, aspetta che passo di là. A un sedicesimo e l'F che cadeva sopra, per chi già l'illuminotecnica un po' la conosce, era da ambedue i lati F16 con impostazioni ISO 100. E tempo un 125esimo. Il tempo è poco importante in questo caso, perché? Perché andiamo a lavorare con luce flash. Laddove vogliate fare, ma è una cosa più avanzata, che ne so, vogliamo mettere un faretto fisso, quindi una luce continua sullo sfondo, ok? Bene, in questo caso giocate con i tempi e inizierete a vedere anche la luce fissa. Però per questo io vi rimando al corso di illuminotecnica. Chiedete a Luisa perché con l'illuminotecnica questi sono esercizi proprio che si fanno appunto il sabato e la domenica. Quindi le impostazioni le abbiamo dette, ISO 100, dimmi. Vogliono sapere se questi stessi effetti si possono fare con le luci fisse. Allora, con la luce fissa, con la luce fissa sì. Puoi anche farlo con la luce fissa, ma è molto, molto, molto più difficile. Sì, si può fare pure con la luce fissa, ma è molto più difficile. Ci stanno delle tecniche anche carine, ma non è questo il contesto. Soprattutto col flute, c'è un bel giochetto da fare con la luce fissa e il flute mentre versi lo spumante, lo champagne, quello che c'hai. Però chiaramente lì cambiano i tempi, vanno a cambiare i tempi. Forse è un pochettino più complesso gestire le luci fisse in questo ambito, ok? Vi consiglio di iniziare col flash. La cosa migliore sarebbe fare un corso di illuminotecnica per capire le basi, altrimenti magari state le ore approvate e praticate casa. Invece lo scatto continuo, una raffica? Sì, allora la raffica col flash c'hai un tempo di ricarica del flash. Ecco, lì andiamo, saliamo un pochettino di livello. Qui stiamo lavorando con due Nikon piuttosto datati, con dei trigger cinesi, e quindi il tempo di ricarica è piuttosto lento. Se montassi il flash da studio, il tempo di ricarica sarebbe più veloce, ma non ce la faremo a fare una raffica. Magari con attrezzatura stranuovissima, sì, però insomma, è anche il gusto, secondo me, cioè questa lezione nasce per farvi passare un po' di tempo. Il gusto sta anche nel cercare l'attimo giusto, la composizione giusta, eccetera. Se andiamo a utilizzare, come dire, mezzi che vi fanno risparmiare tempo, insomma, non è più un gioco, no? Luisa, altre domande? Stanno chiedendo una lampada strobo. Vabbè, ragazzi, cioè, sinceramente, con la lampada strobo non ci ho mai lavorato. Provate, Provate. E che l'avete, ma mi fa provate. piacere. Ammetto l'ignoranza, a me non è mai capitato di scattare con la strobo. È troppo.
piccolo il set per poterla utilizzare, forse con un set più ampio potrebbe essere fattibile. Diciamo questo è un set casalingo che si può fare in cucina, meglio in bagno perché vi assicuro che il salone è fradicio. E con un set, tant'è che a un certo punto bisogna stopparsi perché l'acqua va oltre. I consigli, specialmente se state all'inizio, fissate bene i flash, fissate bene la macchinetta al cavalletto, perché c'è sempre il rischio che cada, e ve lo dice uno che ha rotto un obiettivo. La cosa carina è connettere la macchinetta al computer dove c'è Lightroom e fare l'importazione che si chiama acquisizione immagine, acquisizione immediata, e questo vi consente di vedere immediatamente lo scatto al computer, ed è così non siete costretti a tornare indietro. Eppure per Lightroom vi rimanda Luisa, queste cose le spiegano anche ai corsi, anche online, vero? Fate il corso di Sì. Lightroom, Luisa? Ok, quindi è una cosa carina. E sempre con Lightroom, poi una foto del genere potete post-produrla e magari lavorare sui toni, sulle ombre, eccetera, renderla più croccante, o addirittura con Photoshop, magari potete mettere, ripeto, tutti i vari elementi che compongono un cocktail, oppure se avete un acquario vecchio in cantina, prendete l'acquario vecchio, riempitelo d'acqua e poi ci buttate dentro tutti gli elementi che servono a fare, che ne so, la carbonara o la matriciana. Insomma, sono foto di questo tipo. Altre domande, Luisa? Ok. No, pare di no. E allora, vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Ok, perfetto. No, stavo vedendo anch'io se c'erano domande. Carina è stata. C'è qualcuno che parla. Ah, sì, una domanda. Ora chi asciuga? Asciugherò io, chiaramente. I principi che hai esposto valgono. Che c'era scritto, Luisa, che non I leggo. I principi che hai principi che. esposto valgono anche per la chiave alta? Ah, sì, a quel punto. No, aspetta, i principi sì, ma devi cambiare le impostazioni, chiaramente. Abbiamo fatto una foto per sbaglio, quando ho spostato in flash, in chiave alta prima. Lì è carino perché sicuramente i colori te la puoi giocare bene, bene, bene con i contrasti. A me piace molto la tonalità scura perché appena il flutto o comunque il bicchiere è pulito, vedi tutto il contorno, proprio la brillantezza del bicchiere, le bollicine, ecco, una cosa del genere. Mo non ce l'avevamo a disposizione. Con lo spumante viene proprio una cosa carina. Che ne so, lo spumante e l'anello buttato dentro, no? Ma è una questione proprio di fantasia. Quindi potete fare quello che vi pare. Ripeto, se poi giocherellate con altri liquidi, che ne so, il latte. Latte bianco con una fragola rossa, ottenete un bel contrasto, ok? E poi dal momento che avete montato il set, provate voi a muovere il flash per vedere. C'è pure chi queste foto le fa con la luce dall'alto, oppure con la luce esattamente da alto, però proprio in pieno controluce. Ce ne stanno, penso, un milione di modi per fare questo set. Ho preso questo perché era quello veramente più semplice da farvi vedere. Si può fare con un flash e un pannello bianco, si può fare con due flash e poi lo gestite bene perché vedete è tutto a portata di mano. Quando siete da soli, lavorare con cose distanti, magari anche con cose non professionali, ad esempio questi trigger entrano dopo un minuto in pausa, quindi magari bisogna andare e toccarli. All'inizio dovete gestire le impostazioni del flash. Quindi è bene averli a portata di mano e vi aiuta anche avere il computer dove vedete immediatamente la foto. Luisa, dimmi tu, io ho finito così. Non ho altre Chiediamo a cose. loro, chiediamo se vogliono fare domande. Allora, qualcuno mi ha chiesto se si poteva fare una prova con il flash alle spalle del soggetto che Se tu spara. Che vedi, se tu, se, sì, se noi mettiamo il flash alle spalle del soggetto, spara succede una sullo cosa sfondo. strana. Ah no, sullo sfondo? In che senso?
No, che Vado a spara eliminare sullo lo. sfondo. Dietro il soggetto che spara Ah. sullo sfondo. Ok, levando quello? Non so chi l'aveva Vabbè, allora. chiesto. Se levo quello, Certo. faccio una prova al volo. Se levo quello, adesso è venuta una foto simile in bianco e nero, vedete? Vedete che succede? Però ho ottenuto quel flash lì. Quindi guardate che carino, eh? Vedete? È un altro tipo di contrasto. E se, è carino perché si sta talmente bagnando tutto che voi non lo vedete, ma c'è. Si sta facendo un pantano tale che è addirittura carino da vedere, guardate, eh? Ok. Vedete il pantano per terra? Però diciamo, se levo anche questo flash, il risultato, secondo me, non è l'ideale. Se cominciano a far prove. Aspettiamo. Se comincia a far prove. È uno scatto che magari potrebbe anche servirvi. Per me ha poco senso perché diventa praticamente un controluce del bicchiere. Ha poco senso rispetto alle foto di prima, no? Guardate, eh? Ecco, questa potrebbe avere forse un senso. Ecco, però vedete. Una foto del genere per me ha più senso, però insomma dipende da voi, dipende dalla vostra fantasia. Sicuramente questo è un pomeriggio, magari passato anche in due, uno che lancia gli oggetti e l'altro che scatta. Se non ave, questo è il telecomando, ecco, questo è il telecomando, costa 14-15 euro, veramente poco. Per la mia macchinetta, che è una macchina Nikon 610, ma credo che anche altre marche abbiano questo tipo di telecomandi, altri sono a filo. Se no, vi mettete lì e scattate e l'altra persona lancia gli oggetti. Vi coordinate, contate fino a tre, poi lanciate, Allora, eccetera. Irene chiede se si può mettere una pellicola, una plastica davanti al flash, è un problema. Se è un problema. No, 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 vendono le gelatine, anche queste, le gelatine fotografiche non costano niente, veramente con 10-20 euro prendete le gelatine, le tagliate e le mettete sul flash, ma anche i flash più stupidi comunque tra gli accessori vi vendono delle piccole gelatine, non saranno il top, no, non è un problema, non prende fuoco niente, si adopera, insomma. Anche perché questo qui, vedi, è un pezzo di plastica, non ti crede. Questa qui è un pezzo di plastica colorato di verde. Le buste della Ripeto, spesa poi. colorate vanno bene? Qualcuno chiede se le buste colorate della spesa vanno bene. Pure la granella rossana. Io capisco che il periodo è di crisi, però insomma, se passate un pezzo di gelatina, voto io, cioè proprio. Stiamo a parlare di una cosa miserrima, veramente su Amazon staranno a non so, 10 euro, vi divertite pure, secondo me. Poi sì, cioè, alcuni oggetti servono. Provate a metterci la carta delle caramelle rossana, quella Sì, rossa. La ricordi, Luisa? noi la usiamo Provate ogni con quella. tanto per piccoli In set. realtà, poi guardate che la fotografia. Fatta a livello basilare, è un'arte povera, nel senso per ammorbidire la luce potete utilizzare la carta da forno, per far riflettere la luce potete utilizzare la carta delle uova di Pasqua, insomma, Alessà, non c'è. l'ultima cosa Dica. che potresti fargli vedere è una prova con il flash in controluce. Sì, ma in realtà guarda che quella che abbiamo No, era adoperato già, era un po'. era un po' Era, però incontrollato. la esasperiamo. Allora. La esasperiamo, ecco qua. Quindi ho arretrato di molto il flash.
Vedete che succede? Succede che l'acqua sicuramente acquista di croccantezza. Gli faccio fare proprio un tonfo, così vedete lo splash. Vediamo. Ok, vado ad ingrandire l'acqua. Vedete che l'acqua acquista sicuramente di croccantezza, però ci andiamo a perdere un po' la fragola. A meno che non becchiamo proprio il momento dell'impatto, però va sicuro che il colore viene molto più... Facciamola così, eh? Vediamo. Ok, questa è perfetta per quello che voglio farvi vedere. Vedete che la fragola non si vede più rossa? Perché abbiamo messo un flash, tutti e due i flash, troppo arretrati. Ne potremmo eventualmente lasciare uno tanto arretrato, uno rimetterlo come stava. Ok? Ma ancora, boh, secondo me non ci siamo. Lo avvicino un po' di più. Non è che mi soddisfa molto, però è un giudizio personale, eh? Ecco, già questo piccolo movimento mi va ad illuminare. Vediamo la fragola. Vediamo. Ok, vedete che però la fragola... Così fa parte di uno schema luce. Abbiamo dato un tono drammatico alla fragola. Vedete? La fragola ha una parte nera e una parte... Questo è uno schema luce che andrebbe bene per un bel ritratto drammatico. Cioè, se qua noi al posto del bicchiere d'acqua ci mettessimo un soggetto, guardate come si passa. Lui, ci mettiamo lui, che è un attore, che è un cane come attore. Vediamo, eh. Vediamo che succede. Un po' più arretrato. Ok, vedete che ho dato un tono drammatico al cane? E questo infatti è uno schema luce, dove tu fai vedere una parte del soggetto, esprime molto la dualità di una persona, perché una parte è illuminata e una parte no. Luisa, stiamo andando fuori tema, mi sa, eh. L'impostazione dello zoom dei flash ha rilevanza? Chiede No, perché non è una buona domanda questa. Allora, io non scatto in TTL. Per me il TTL è il male assoluto per questo tipo di fotografia. Scatto in manuale. Okay? Praticamente tutto in manuale, perché neanche l'autofocus c'è. E vi consiglio di, soprattutto se non siete esperti, se siete esperti utilizzate quello che volete, sapete, gli automatismi in alcuni casi, insomma, ci aiutano molto, no? Però se non siete molto esperti, mettete, diciamo, a livello base, mettete tutto sul manuale perché vi serve per capire, ok? In questo caso a me piace molto andarmi a regolare l'esposizione e cioè vorrei decidere io che cosa fa o meno il flash. Quindi vorrei, se qui c'è un F16, deve essere un F16 sempre comunque. Ripeto, il fuoco è manuale perché sennò, soprattutto se scattate da remoto col telecomando, sentite lo zoom che inizia a fare z, 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 z. Stabilizzatore, ho letto la domanda. Io stabilizzatore l'ho messo su Stavo off. facendo, infatti. Sì, stabilizzatore su off. Ma diciamo, dipende dal modello di macchinetta. Per la mia lente, la mia macchinetta, diciamo che è abbastanza influente, a meno che non andiamo a fare video. Che potrebbe essere anche una cosa carina un giorno parlare poi di video su questo tipo di set. Altre domande, Luisa? Io ne vedo ogni tanto che passano. Le altre luci che ho adoperato, giusto, questa è una curiosità, vedete?
Qui c'è una luce, la vedete, no? Messa su una giraffa. Questa è una luce continua. Questa luce continua non ha influito minimamente sul set, va bene? Perché il tempo era un 125esimo. Se io iniziassi a tenere i tempi più lenti, a un certo punto inizierei anche a vedere questa luce, che in questo caso sarebbe una luce parassita. Ok? Però potrebbe essere utile il concetto qualora voi andaste a lavorare con luce mista, quindi luce flash e luce fissa. Quindi tenetelo da conto. Diciamo è un 2.0 per chi già conosce l'argomento. Luisa, dimmi tu. Secondo me possiamo anche finirla, tanto una lezione, una È dimostrazione. stata interessante? Fateci sapere se è stata interessante. Il pesce rosso mi guarda preoccupato. Fai bene. Braccio. Ok. Se vi è piaciuto, la possiamo rifare, magari prendendo proprio un acquario e delle persone buttandole dentro. Sai che figata. Allora, qualcuno dice luce mista. Come mi regolo le temperature? Ragazzi, ho tante domande. Abbiamo fatto una piccola introduzione Vabbè. a come si può fare un mini set a casa con i flash. E le altre cose purtroppo vanno fatte man mano, cioè non è così. La luce mista, bisogna gestire le luci, la temperatura colore, bisogna fare tutte altre cose. Io vi Ok. consiglio, allora, diciamo vi do diversi consigli. Per chi si vuole divertire Ah a sì, una iniziare lo può cosa, Alessandro. fare perché. Una cosa che puoi fare è fargli vedere gli scatti che hai fatto, perché l'hanno visti al Sì. volo. Sì, Così, quella è una allora cosa un attimo che vado. che Allora, chiaramente ci sono anche degli scatti di prova, eh. certo. Voi li vedete man mano che passano. Sì, li stiamo vedendo bene. Queste sono le ultime prove con i. Però vedete qui, ecco, vedete il limone che effetto, no? Quindi qua adesso quello specchio è totalmente bagnato. Ecco, questo ad esempio, se voi andate all'Adams, c'è un quadro col sistema zonale con tutti i bicchieri illuminati così, no? Una sorta di controluce. Ecco, questo abbiamo sfruttato. Vedete, questa foto qui. Fatta diciamo in IK, non è una foto sbagliata. Eccola, però, diciamo le foto che dovrebbero venire fuori sono queste. Vedete la fragola sospesa, fragola senza fragola. Ecco, questa diciamo, non so, Luisa, se concordi, questa è una foto più pubblicitaria, no? Che di seta, c'è il limone, c'è il ghiaccio. Diciamo Ok? che in vita Ecco. all'estate che sta per arrivare. Ecco. E poi ce ne andiamo, ecco, vedete il limone che entra, la fragola che entra con tutto il. Questa è proprio carina perché c'è anche la goccia esterna. Che Brava, non l'avevo vista! Guarda che bella bella! che è questa foto. Bisognava solo questa la macchietta bianca vicino, però è bellissima. Quella macchietta bianca che cos'è? Può Qualcosa che c'era sopra. Ah, sai cos'è? Un pezzo di pongo. darsi. Un Però questa qui se leva in 3 secondi, voglio dire. attimo. Se leva in 3 secondi. Allora, vediamo un attimo. Nel frattempo io sto utilizzando Lightroom con Zoom, quindi c'ho il Mac che mi. No, niente. Volevo fare una cosa fatta al volo. Command Z. Un attimo, eh. Non riesco ad accedere alle Un'altra impostazioni cosa, Lightroom con Alessandro, lo Zoom. specchio sotto il bicchiere serve per la luce o per qualche altra cosa? No, no, lo specchio sotto il bicchiere serve perché se accadono queste cose qui, una botta di fortuna, la goccetta, eccetera, voi riuscite a fare una cosa simpatica, insomma. Intanto io procedo avanti, ecco qua, libreria. Okay. Fai vedere le prime che erano molto carine.
Sì, mo tento di arrivarci. Ok. Allora. Vado indietro. Ok. Ecco, vedete? Sì. Diciamo poi lo specchio sotto dà sempre dei riflessi che sono sempre piacevoli da vedere, secondo me. Ecco, vedete il doppio. Ecco, qua c'è un bello splash. Più mettete l'acqua a filo e più vedete anche lo splash, eh? Diciamo l'ondata, qua quando abbiamo messo il citrato che non si vedeva niente. Ecco, però questa già, guardate, se noi andassimo ad ingrandire questa, riuscite a percepire, come la chiamiamo, la frizzantezza del limone? Aspettate, eh? Si vede, Luisa? Sì. Ecco, finché arriviamo a questa, c'è proprio il limone. A me piace molto il concetto di coronavirus che entra, non so se. Questa non ci piace a noi, ma per altri motivi. E vabbè, dai, ci siamo secondo me divertiti. Allora, ora suggerisco di fare delle prove a casa. Giocateci un pochetto, ovviamente non allagando tutti i vostri spazi, e poi mandateci le foto, che siamo molto curiosi. Vogliamo proprio vedere che cosa riuscite a fare. Sì, poi chi c'ha un tavolo in più me lo dia perché il mio è da buttare praticamente. No. C'ho tutto. No, scherzo, scherzo. Dove le posso mandare, dicono le La foto? Le mail mandate? del CSF Adams è info csfadams@gmail.com. Non le mandate troppo pesanti perché sennò non vengono aperte dal server. Leggere. Ok? Leggere. Va bene, allora mandateci feedback e Anche pure con consigli, WeTransfer va bene. se anche con WeTransfer. Mandateci feedback Buon se sì, lavoro e buona auguro un buon resistenza. lavoro. Ciao a tutti ragazzi. Sì. Ciao ragazzi. Ciao Luisa, Ciao. grazie. Grazie Ciao Alessandro. ciao. Ciao Cristina. ciao. Ci vediamo. Ciao, Ciao a tutti. A grazie. presto. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. A presto. Ciao ciao. Ciao a tutti.